Siamo lodati Gesù e Maria. Due brevi pensieri sulla lettura che abbiamo ascoltato prima di introdurre un po' la messa di oggi, che è il primo giorno che celebriamo in onore di Maria Santissima e sulla messa che stiamo celebrando. Gesù, San Paolo nella prima lettura ci ha ricordato una cosa molto importante, che esiste un solo Vangelo, che è sempre lo stesso, da 2000 anni a questa parte. Cioè abbiamo i quattro evangelisti e un insegnamento chiaro e cristallino di Gesù che emerge chiaramente dai Vangeli. Questo Vangelo non può essere, dice San Paolo, né cambiato e né modellato sulla base del nostro, come dire, più personale comodo tornaconto, e va preso con tutte le sue esigenze, così come il Signore ce l'ha dato. Gesù dice: perdona sempre tutto e tutti, fino a quando dovrò perdonare il fratello. Si perdona sempre tutto e tutti. Gesù dice: ama il tuo nemico, si ama il nostro nemico. Fate del bene a quelli che vi fanno del male, fate del bene a quelli che vi fanno del male. Benedite quelli che vi maledicono, adesso non c'è tempo di tutto il Vangelo, no? Ecco, ma il Vangelo è questo, non ne conosciamo un altro. Anche la parabola che abbiamo ascoltato, la parabola del buon samaritano, io è da diversi giorni che sto rivedendo le parole che ci dice sempre il Papa, non basta per sentire a posto la nostra coscienza che diciamo: ah, io non ho fatto niente di male, che poi niente di male generalmente non ammazza un gruppo. Allora io non dicono così, dico: beh, se non ammazzi un gruppo non vai in galera, poi bisogna vedere cosa altro di male non hai fatto, perché cioè la nostra coscienza deve essere formata, migliori miei cari, perché cioè se io identifico il bene e il male con non ammazzare e non rubare, una coscienza poco formata. Ma ci sono molte altre cose che sono male agli occhi del Signore, quindi prima di dire non ho fatto nulla di male, ci sono gli opuscoletti anche per preparare l'esame di coscienza, bisogna leggerli bene, perché molte cose che non vanno agli occhi di Dio noi le facciamo senza rendercene conto. Ma supponiamo, vabbè, il male l'abbiamo eliminato, non basta, occorre fare tutto il bene possibile. La parabola del buon samaritano è proprio classica, no? C'è un disgraziato che non se lo fila nessuno, fino a quando uno dice: me ne prendo cura io, lo prendo, lo fascio e lo porto all'ospedale. Più di questo non c'è stata fatta, mezzo morto. Che cosa ha fatto? Ha avuto compassione di lui, compassione, misericordia, le famose opere di misericordia spirituale e corporale. Quando il Papa fece l'anno santo della misericordia disse: attenzione, sì, quest'anno la porta santa, l'indulgenza plenaria, ma io questa cosa l'ho fatta perché voglio che quest'anno impariate a fare le opere di misericordia e poi continuate a farle anche dopo. Le conoscete? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire agli ignudi, ricordate il catechismo, ospitare i pellegrini, visitare i carcerati, visitare i malati e seppellire i morti. Queste sono quelle di misericordia corporale, d'accordo? Poi ci stanno quelle di misericordia spirituale, cose più difficili da ricordare. A morire i peccatori, insegnare agli ignoranti, perdonare le offese e consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti. Poi la più difficile di tutto, dico sempre, sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio per i vivi e per i morti, far celebrare le messe, tutte opere sante. Queste più le facciamo, meglio è, capite? Quindi quando noi siamo abboffati di opere di misericordia spirituale, allora forse possiamo dire: bene, forse cominciamo a starci un po' col Vangelo. Prima no. Bene. Oggi stiamo celebrando la messa che sarebbe dovuta essere celebrata ieri, quella del 7 di ottobre, che è la messa votiva in onore della Madonna del Rosario. Ecco, molti di noi ieri hanno sentito l'eruditissima conferenza di Padre Paolo, che Dio benedica, insomma, ma c'è bisogno che mi mandi una sintesi, perché tutte le informazioni che ci ha dato ieri sono veramente tante, no? Sappiamo che la Madonna delle Vittorie è legata proprio a doppio nodo al Rosario e il titolo che è stato scelto quest'anno per la festa, che è un titolo molto bello, non la potenza delle armi, non la forza degli eserciti, ma il Rosario ci ha donato ogni vittoria. Guardate che il Rosario, io più tempo passa e più ne faccio esperienza, non solo su me stesso, ma anche sulle persone. Perché ho visto tante volte qualche persona che ha cominciato a pregare il Rosario, smette di dire il Rosario, succede il fine mondo, veramente il fine mondo. Disgrazie, cose, malessere interiori, di tutto. Beh,
questa preghiera, per quanto semplice possa essere, ha una potenza veramente straordinaria. Io lo suggerisco non vivamente, di più tutti i papi l'hanno sempre raccomandata in tutte le forme possibili. San Giovanni Paolo II stava sempre con la rosario in mano, come sapete, e diceva tranquillamente: è la mia preghiera preferita. E perché il rosario attira una montagna di grazie su chi lo recita e su coloro per i quali viene recitato, ma proprio tanti, ma tante, 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 non ci rendiamo conto di queste cose. Oggi purtroppo il rosario si prega poco, si prega veramente molto, molto poco, eppure la Madonna già a Fatima disse queste testuali parole: con il rosario in mano si possono fermare guerre, cataclismi naturali, terremoti, catastrofi e qualunque altro problema nazionale e internazionale. Io ho pregato, per farvi un esempio, quando vedo, avete visto adesso il presidente della Corea del Sud che pare che stia addivenendo a buoni consigli, sia con il presidente degli Stati Uniti che con quello della Corea del, no, quello della Corea del Nord, con gli Stati Uniti e con quello della Corea del Sud, lì bisogna pregare un sacco di rosari, perché se si impazzisce la Corea del Nord, voi sapete che succede, il fin mondo succede, succede la terza guerra mondiale, sicuro, e non è fatta a fucili, è fatta a colpi di bombe atomiche. Noi dobbiamo fermarla questa cosa. Io ce l'ho nel cuore, anche quando prego il rosario, che la Madonna ci metta le mani, perché la Madonna fa qualunque cosa, capite? E dobbiamo fare queste cose. Allora, non è la stessa cosa un rosario in più o un rosario in meno. Dice: madre, io non ho tempo di dire rosario. Non è vero, d'accordo, perché per imparare a dire rosario si fa come quando siamo a scuola. Comincia con una decina al giorno, dice: io il rosario non lo dico, 50 mio Maria non mi passa più. Una decina al giorno, che ci vuole di una decina del rosario? 3 minuti, ce l'hai 3 minuti al giorno da dedicare. Se tu per una ventina di giorni da vita di una decina, dopo 20 giorni ne dici 2, dopo un altro 20 giorni ne dici 3, poi ne dici 4, e te pare di noi una corona del rosario, che già è tanto, senza che manco te ne accorgi. Una corona del rosario, se uno ci pensa, quando la si recita da solo, ci vuole un quarto d'ora, ma un quarto d'ora recitandola con calma, perché poi in gruppo ci vuole un po' di tempo, un quarto d'ora. Per dire tutte e quattro le colonne, se uno ci pensa, ci vuole un'ora, si muore un pochetto, insomma, ma capite, durante la giornata uno non si va a fare la passeggiata, sta a macchina, cioè se uno impara, voi sapete che il rosario, specialmente per chi ne recita tante, le dico queste cose perché poi me le chiedono, d'accordo? Si può anche fare a decine, cioè io prego una decina adesso, una decina tra 2 ore, e poi tra 3 ore devo farmi un viaggio, la tina se non vedo col pullman, mi faccio altre 5 decine, capite? Si può fare tranquillamente anche così. Ma, ripeto, ha una forza, un'efficacia santificante straordinaria. Cioè la battaglia di Lepanto non è uno scherzo, è stata vinta per la preghiera del rosario, capite? Non è una cosa che si sono inventati tanto per farla. Pio VII tornò a Roma rapito da Napoleone perché i romani hanno pregato il rosario. Come vedremo nella messa di domani, ce l'ha parlato ieri Padre Paolo, la battaglia di Vienna, che è la fotocopia di quella di Lepanto, è stata vinta per la preghiera del rosario, capite? Sempre per questo motivo. Solo che bisogna vedere, ma io ci credo oppure no? Ci crediamo noi con il rosario in mano, fermiamo le guerre, avete lo tsunami in Indonesia. Con un po' di rosario in più, forse quel rosario, lo tsunami in Indonesia veniva fermato, capite? Il terremoto a Matrice, forse con un po' di rosario in più veniva fermato. Io ci credo, io cerco, ve lo dico, lo confesso, non lo dico per farmi bello, io cerco di dirne più che posso perché ci credo, capite? È chiaro che uno deve fare una scelta di campo, ci credo per un motivo molto semplice, perché c'è un principio che la Chiesa ha sempre insegnato: Dio concede ogni grazia, ma tutte le grazie, per intercessione della Madonna. Per intercessione, perché la Madonna è l'unica creatura della razza umana che a Dio ha dato solo gioia, felicità e gloria, senza dargli nemmeno un dispiacere. Perché ogni volta che io gli chiedo una cosa attraverso la sua intercessione, Dio, tra virgolette, è quasi costretto a concedere la grazia, perché vuole talmente tanto bene alla Madonna, perché la Madonna se l'è meritata, diciamo così, tutto quanto il bene, perché la Madonna è colei che ha amato Dio con perfezione assoluta, e ripeto, non gli ha dato un dispiacere, che qualunque cosa la Madonna gli chiede, gliela dà. La chiamano la onnipotente per grazia, i dottori. Voi sapete che Dio è onnipotente, no? Che significa Dio è onnipotente? Che può fare qualunque cosa.
La Madonna non è una dea, quindi non è onnipotente, ma la chiamano onnipotente per grazia. Perché? Perché da Dio onnipotente basta una sua preghiera e Dio fa qualcosa. Capito? Non lo è lei, ma lo è, come dire, per grazia di Dio. Perché la sua preghiera presso il Signore vale immensamente. Capito? Ecco perché è così importante. Adesso in questi giorni, io sono contento che in questi giorni pregheremo un po' il rosario, faremo qualche piccolo pellegrinaggio, vedete, sarà una cosa molto molto bella, una Madonna proprio un gesto simbolico, no? Abbiamo imparato ieri sera, il miracolo, vedremo anche che ha fatto la Madonna, era tenere gli occhi aperti e guardare, muoverli. Io ho capito subito, no? Che significa? C'ha gli occhi aperti su di noi, lei ce l'ha gli occhi aperti su di noi, capite? Fa tutto quello che può per noi. È chiaro che se noi gli spalanchiamo il portone della nostra anima, e lo facciamo soprattutto attraverso questa preghiera, le grazie si moltiplicano. Quindi c'è questo duplice movimento che speriamo di mettere in atto. Se io, se un giorno che me ne andassi da qui, tutte le persone che almeno sono praticanti hanno imparato a dire almeno una corona da usare al giorno, se moneta può stare bene per altri 30 anni, d'accordo? Perché fino a quando a sermonire ci sarà un po' di gente che prega il rosario, i guai non succedono. Ma se Dio non voglia, se prega poco, attenzione, perché di questi tempi il diavolo, come sappiamo, è abbastanza scatenato, e quindi se qualcuno non lo ferma, i guai non li fa, non per niente. Il Santo Padre ha raccomandato in questo mese di pregare tutti il rosario, aggiungendo l'invocazione a San Michele e quell'antifona mariana per rafforzare la richiesta appunto di preghiera e di protezione alla Madonna per la Chiesa, che è sottotitolo, ma che per la potenza del rosario e per la forza del principio degli arcangeli sicuramente, come sempre è successo, sarà liberata da ogni guaio, da ogni disgrazia, da ogni scandalo, da ogni brutta cosa, e tornerà a risplendere di una luce sempre più bella e sempre più nuova. Cominciamo con questo spirito questa settimana, che sarà certamente ricca di grazie per coloro che si disporranno bene nel cuore a ricevere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.